Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi parleremo della gestione della mia vasca. Parleremo più che altro della gestione della mia vasca da 100 litri, poiché è la vasca che ho da più tempo e quindi vi posso dire come gestisco questa vasca e come mi sono trovato con essa nel corso degli anni. Allora, la prima cosa che si fa, che viene in mente riguardo a come gestire una vasca sono i cambi. Cambi dell'acqua che io personalmente faccio una volta a settimana e uso per questa vasca dell'acqua di rete che lascio a decantare per circa 12 ore prima del cambio e oltre a questo una volta al mese più o meno faccio anche il risciacquo delle spugne che ho qua dentro. Allora, chiaramente sciacquo le spugne con l'acqua della vasca che ho precedentemente prelevata, perché sappiamo che comunque l'acqua di rete contenendo del cloro rovina tutti quanti i batteri che ci sono nelle spugne. Ed è per questo che si tende più o meno a sciacquare le spugne sempre con l'acqua della vasca. Poi, capitolo cibo. Allora, in questa vasca ho degli pseudo trofeus che sposterò nella vasca più grande che ho, che è in preparazione e che nutro tutti i giorni. Allora, per questi pesci uso il mangime della Blue Line, che è questo qui, con il quale mi trovo bene e devo dire che è buono. Sicuramente è uno dei migliori che c'è in commercio. Poi circa 3 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana, oltre al mangime generico per cicliti, do anche la spirulina della JBL, che comunque non fa male perché comunque diciamo che gli pseudo trofeus sono dei pesci erbivori, quindi appunto la spirulina fa bene a questi pesci. Poi capitolo fertilizzazione. Allora, come fertilizzo io la mia vasca? Allora, chiaramente non ho delle piante molto spinte, ho semplicemente una pianta di Bolbetis, 4-5 piante di Anubias e una pianta di Cryptocorine, più poche altre cose.
quindi non serve una fertilizzazione molto spinta, chiaramente, però comunque una fertilizzazione serve per supportare la crescita delle piante. Quindi io 3 volte a settimana somministro questo prodotto, circa in tutto 3 tappi di questo prodotto a settimana, che è un fertilizzante, diciamo, generico. Poi, oltre a questo, una volta a settimana somministro ferro, potassio e magnesio, oltre alla cosiddetta CO2 liquida, che si chiama così per via di una trovata commerciale, però in realtà non è CO2 e non può sostituire quella che si somministra tramite una bombola e il classico diffusore, ma è semplicemente una sorta di disinfettante che però che si chiama glutaraldeide, che però va diciamo a stimolare come dire va a stimolare l'assorbimento delle varie sostanze da parte delle piante, quindi comunque dà una mano, però sicuramente non è che, cioè, non è che se mettete questa CO2 liquida le piante vi crescono così dal nulla, non so, come Hulk, no, comunque c'è bisogno anche delle cose che ho detto prima. E niente, più o meno diciamo che la gestione è questa qua. Ora in questa vasca metto anche delle foglie di catappa perché quando sposterò questi pesci da qui farò un altro tipo di biotopo che vuole un'acqua più tenera, diciamo, leggermente più tenera di quella che ho adesso. E quindi, appunto, ora sto usando anche queste foglie di tappa e successivamente metterò anche della CO2 vera e propria, che comunque anche se ho piante semplici diciamo che fa sempre bene e niente, da questo video è tutto. Se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!